Benvenuti a tutti, siamo qui a Quasi Radio insieme ai miei amici Le Lame, che sono venuti a presentarci il loro progetto per il 2023. Ciao a tutti, io sono Corso, voce delle Lame, siamo un gruppo di Firenze. E ciao a tutti, io sono Edoardo e suono il basso. Allora, il 2023 sarà un anno importante per le Lame e aggiungo finalmente, anche perché veniamo da una lunghissima pausa per ragioni ben note, perché siamo usciti nel 2019-2020 con un album che è stato poi presentato a gennaio-febbraio e poi si è fermato tutto, quindi il 2023 diciamo è un anno che a noi serve per recuperare, per ripartire, e bisogna recuperare alla grande, quindi dobbiamo mettere su tanti concerti, tante uscite. Infatti nel 2023 diciamo faremo uscire altri singoli e uscirà anche l'album delle Lame, e partiremo con i concerti, e il primo concerto sarà proprio in Toscana, in particolare al Capanno 17 di Prato. Supereroe, il nuovo ultimo singolo che anticipa un po' tutti i progetti di questo 2023. Com'è nato e soprattutto chi sono i vostri supereroi? Allora, Supereroe è nato diciamo 2 anni fa, più o meno, se non sbaglio. Abbiamo iniziato a comporlo in sala, poi Edo dimmi se sbaglio, ma era già, si parla di già di 2 anni fa. Sì, è stato un brano che in tutta sincerità è uscito molto molto diciamo velocemente dalle nostre menti e dai nostri strumenti, perché non l'abbiamo corretto più di tanto in sala, vero? È vero, in realtà sì, è venuto abbastanza spontaneo, e questo significa appunto che era un brano veritiero sotto tutti. Esatto, esatto. E infatti è venuto fuori, diciamo, quello che sentite oggi su tutte le piattaforme, Spotify e simili, è il pezzo che più o meno abbiamo tirato fuori da subito. Quindi il bello del pezzo è che non è stato rivisitato, molto, quindi molto spontaneo. Quali sono i nostri supereroi? Una bella domanda. Io tra l'altro, a differenza di Edo, non sono un appassionato di fumetti, quindi i miei supereroi sono tutti musicali, al massimo sportivi. Se devo dire uno musicale, scelgo assolutamente John Lennon, e se devo dire uno sportivo, scelgo Michael Jordan. Poi non so, Edo, se vuole aggiungere qualcosa. Ma uno su tutti, Stephen Patrick Morrissey. Chiaro, lo sapevo. Romantici a Milano, perché si va a registrare i dischi a Milano da Firenze? Ho apprezzato molto il tuo riferimento baustelliano, che io odio infinitamente. Che te odio, pazzesco. Invece qui no, quel disco mi piaceva molto, sì. Dai. Hai davanti due grandi fan. Ebbene sì, dei Baustel. Allora, Milano è stata per noi come linfa vitale. Cioè, quello che si dice su Milano, ovvero che è la città della musica, la città delle opportunità, è purtroppo, lo dico da fiorentino, è purtroppo vero. Cioè, quando si sale su a Milano, la terra delle opportunità e delle idee, qualcosa, diciamo, almeno da straniero, viene fuori. E a noi ha fatto molto bene Milano, uno, perché abbiamo conosciuto una persona che stimavamo da fan in passato e adesso siamo diventati amici, e questa persona che saluto è Divi dei Ministri, voce dei Ministri e produttore artistico del disco delle Lame, e quindi anche del singolo che è uscito. E tornando su Milano, Milano è una città che è piena di eventi. Da un punto di vista musicale ti dà tanto, ti dà tante opportunità, e anche le persone dentro Milano sono molto interessate alla musica e ai concerti, e questo fa molto bene. Infatti quando saliamo su abbiamo modo di conoscere tante persone, esatto. Tante altre realtà, tante altre band, e ci possiamo confrontare, e c'è questa cosa, diciamo, queste gite che abbiamo fatto a Milano più volte ormai nel 2022 ci hanno fatto bene, perché ci hanno fatto anche crescere in termini proprio di confronto con altre realtà pari o più grandi rispetto alla nostra. È una sorta di confronto con altre realtà musicali, ma che non sfocia mai nello scontro, perché ci sono sempre possibilità di opportunità o comunque di crescita, almeno per quanto ho potuto conoscere io. Quindi si discosta molto
da altri tipi di realtà che invece presuppongono lo scontro sempre e comunque come presupposto di creazione. Invece lì c'è proprio un altro clima, si respira un'altra aria, e questo è positivo, è molto positivo. Domanda curiosa, io vengo e sono dentro un progetto che si chiama SISO, voi vi chiamate Le Lame, perché? La domanda è, diciamo, una domanda che ormai mi sono un po' allenato a rispondere, perché è giusta, nel senso che uno si domanda perché Le Lame. E perché Le Lame? Perché magari uno sente questo nome e dice: mamma mia, molto aggressivo, magari quasi da death metal, invece no, non facciamo death metal. Ma è molto semplice. Io ho vissuto a Bologna per un periodo e tutto nasce un po' da una suggestione che ho provato, da un momento. Perché infatti a Bologna le lame, cioè di lame ce ne sono tante, c'è, cioè, Porta Lame, c'è, cioè, Via delle Lame, poi c'è... ci sono tanti riferimenti alle lame. Io ho vissuto due favolosi anni a Bologna, ho voluto, diciamo, chiamare insieme agli altri, perché poi erano tutti consenzienti, non è vero, questo non è vero, però insomma un pochino sì, ho voluto chiamare il gruppo Le Lame perché uno suona bene e poi mi piaceva molto, diciamo, il riferimento, che fosse un ricordo, almeno per me, della mia esperienza bolognese. Sì. Anche la parte grafica è molto interessante, quindi complimenti. Grazie, grazie. Questa idea qua del taglio è di un grande grafico, che è Andrea De Luca, che è bravissimo, perché ha fatto grafiche anche per il Miami, insomma, a parte questo, insomma, è proprio bravo di suo, e vabbè, insomma, nasce da una sua idea. Domanda cattiva. Vai. Stima e odio, collaborazione in atto con altri musicisti, altri gruppi fiorentini, milanesi? Esiste ancora la possibilità di lavorare insieme, di condividere qualcosa senza un interesse sotto? Allora, domanda molto difficile, perché, e poi in particolare a Firenze, perché questa è veramente una domanda cattivissima. Ti dico, si sta un po'... Allora, veniamo da anni terribili, ok? Partiamo da questo presupposto, ovvero che Firenze è effettivamente la patria della mancata collaborazione, e questo lo si vede in particolare nel mondo della musica. Ci sono realtà che vogliono andare diciamo contro questa tendenza brutta che abbiamo noi fiorentini, e succede che appunto si condividano dei palchi con altre band perché ci si vuole bene. Devo dire che ancora la situazione non è migliorata, ok? Quindi, allora, odio personalmente non ne provo, ok? Anche se magari ne posso provare in maniera simpatica. Però devo dire amicizia sì, diciamo, grazie alla delle associazioni come per esempio la Fiore sul Vulcano, noi satellitiamo un po' nelle band della Fiore sul Vulcano, abbiamo fatto tante amicizie musicali, facciamo anche delle riunioni ogni tanto con le altre band, e non solo band, della Fiore sul Vulcano. Quindi diciamo che la situazione sta migliorando, c'è ancora tanto da lavorare. C'è ancora un orgoglio di definirsi un gruppo rock, tendente al rock fiorentino? Ma penso proprio di sì, anche perché non sto qui a rinnovare la tradizione rock fiorentina in particolare, che comunque ha forgiato a fuoco, insomma, un certo periodo storico particolare di cui ancora si parla, e ancora molto molto importante sotto tutti i punti di vista artistici, dalla musica all'arte, alla creatività, al teatro. Anche perché poi, scusa, questi sono giorni particolari, perché si è spento, si sta spengendo il progetto Litfiba, che credo, esatto, per tutti, anche per chi non è mai stato un amante di Piero Pelù o di Igor Renzulli, ha voluto dire tanto, insomma. Sì, è un progetto che è partito proprio dove dicevo prima, qui a Firenze, in un periodo storico particolare che ha visto fiorire il meglio di quella generazione. È arrivato al termine. Io penso che il lascito sia molto più importante del concetto fine, ossia quello che hanno lasciato tra dischi e musica, eccetera,
penso che possa fare ancora da testimone negli anni a venire, per chi ancora ha voglia di ascoltare un certo tipo di musica e chi ha voglia di soffermarsi su certi argomenti. Penso che comunque il lascito sia molto importante per chi saprà ascoltare. Ti ricorderai, no? Versante Est, una parte certo. di me per sempre resterà lì. Esatto. Quindi, vabbè, grazie comunque Litfiba. Certo. Ultima domandina. Perché siete solo in due? Nel senso, so la risposta chiara, questo vuol dire anche perché non si vive più di musica? Come si fa a vivere di musica nel 2023? Come si fa ad andare avanti e essere contenti e soddisfatti e dire sono musicista senza essere, no, guardato male, ma boh. Cioè, paradossalmente ora è più facile dire sono uno youtuber che sono musicista. Ridi. La penso come te. Guarda. Vai, Orso. Mi sto divertendo tantissimo perché sono una domanda più bella dell'altra. Ti faccio i miei complimenti, che sono proprio domande belle, perché si potrebbe stare qua alle ore, veramente. Io l'ho fatta apposta perché esatto. Vi tengo qui fino al primo gennaio. Esatto. Allora si arriva diretti al capanno da qua. No, guarda, il discorso è chiaro, l'hai detto te, alcuni di noi non ci sono perché sono al lavoro. E io penso proprio che sia questo il punto, ovvero... Adesso chi vuole fare musica e chi la vuol fare bene, e per farla bene bisogna che sia una passione, è importante accostarla al lavoro. So che suona strano, sarebbe bello fare più la rockstar maledetta che si sveglia a mezzogiorno ogni giorno e vive la notte. Delle volte lo facciamo, ci divertiamo, ma è difficile farlo, ok? È difficile vivere in questo modo. Però ti posso dire che lavorando si produce della gran bella musica, nel senso si produce quantomeno della musica che noi sentiamo nostra, perché è un modo di fuggire, ok? Un modo di scappare dalla realtà, dalla quotidianità, ok? E la quotidianità la si ha lavorando, facendo la spesa, quindi facendo le cose normali. E in questa maniera, lavorando e facendo appunto un'attività regolare che ti permette anche di comprarti un basso da qualche migliaio d'euro, sì. ti aiuta a comporre in una maniera secondo me più sincera. Stare lì a tavolino, che lo devi fare di mestiere, che ci devi mangiare, è tutto più difficile, diventa un impegno e probabilmente anche il prodotto artistico ne potrebbe soffrire. Allora, con questo ci tengo a ringraziare anche i ragazzi che non sono potuti venire. Chiudiamo qui l'intervista e speriamo di ritrovare i nostri amici Le Lame con un bel disco in mano qui a presentarcelo. Perché io vi dico la verità, vivere la musica così take away a singolini non è che mi piaccia tanto, mi piace il disco ciccioso da guardarmelo, da ascoltarmelo, da sentire un po' tutto il viaggio che c'è dentro il disco e vivermelo insieme a voi in questo studio, magari prossimamente. Speriamo che entro la metà dell'anno ci si possa ritrovare qui con un po' tutto, chi potrà, a parlare di un disco vero. E ragazzi, ai Capanna, a Prato, quando? Capanno 7 gennaio, quindi sabato 7 gennaio. Tanto noi non mancheremo di fare un po' di promo qui sotto al video, lasceremo tutti i link, YouTube e tutto. Grazie alle Lame. Grazie mille a voi di Quasi Radio, grazie a te che è stata veramente una bella intervista e ritorneremo sicuramente qua con l'album e quindi sarà a metà anno, come hai detto te, magari verso aprile, faccio un piccolo spoiler, grazie davvero di cuore. Grazie mille Gabri.